Fretto in Radio, sono Matt Micucci dalla 74esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Forse ho sbagliato il nome del festival, ma non importa. Sono qui in compagnia del regista Pablo Giorgelli e l'attrice Mora Arenillas del film Invisible. Quindi la prima domanda, non abbiamo molto tempo, quindi saranno molto semplici queste domande. Al regista, ci può raccontare un attimo la storia del suo film, semplicemente per gli ascoltatori che non l'hanno ancora visto? Invisible è una pellicola che cuenta la storia di Ellie, una giovane adolescente di 17 anni che queda embarazada de manera inesperada e deve tomar una decisione. Ese es el corazón de la película. Pero me gustaría decir que la película, si bien el embarazo y la posibilidad de tenerlo o no tenerlo es lo que lleva la acción adelante, la película para mí trata de la soledad y el desamparo durante una etapa de vulnerabilidad como es la adolescencia. En un contexto y en un país como es Argentina, donde el embarazo, donde el aborto es ilegal y el embarazo adolescente va en aumento, cada vez hay más. En ese contexto, donde hay un Estado poco presente, que no protege a los jóvenes como debería, tal vez, en un contexto familiar difícil, en ese contexto es en el que Eli debe tomar esta decisión y de eso se trata la película. Invisible, questo film parla di Ellie, che è una giovane ragazza di 17 anni che rimane incinta in modo inatteso e deve prendere una decisione in merito al bambino, se tenerlo o no. Quindi questo è il cuore del film. Però in realtà, anche se questo è l'argomento di cui il film tratta, quindi la decisione e la gravidanza, secondo me il punto centrale del film è la solitudine e il fatto che i giovani possano sentirsi privi di protezione, quindi i giovani, gli adolescenti, in un contesto come quello argentino dove l'aborto è illegale e la quantità di giovani ragazze che rimangono incinte è sempre maggiore, soprattutto in un contesto argentino dove lo Stato non protegge i giovani e il dialogo con la famiglia manca, quindi i rapporti familiari sono sempre più difficili. Ecco qui arriva Eli che deve prendere questa decisione molto importante ed è così che si svolge il film. Grazie mille per questa risposta. Tutti noi cinefili ci ricordiamo Las Acacias, a me che è un film che ho amato, quindi chiederei tantissime altre domande, però purtroppo il tempo non c'è. Ma volevo fare anche una domanda all'attrice, fantastica interpretazione, ma vista la difficoltà di questa parte, volevo semplicemente chiederti com'è fatto entrare nel personaggio. Muchísima concentración. ¿A dónde miro? ¿Acá? ¿A vos? Muchísima concentración, muchísima. Antes de empezar a grabar ensayamos bastante también, ensayamos como mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho. Y básicamente eso, ponerme mucho en el lugar de hacer un trabajo muy mental de, bueno, ¿cómo me sentiría yo en esa situación? Pero no solo eso, sino realmente ponerse en el lugar y realmente estar ahí, concentrarme y sentir lo que siente el personaje, realmente sentirlo, que es básicamente, bueno, actuarlo. Sicuramente moltissima concentrazione, veramente molto. Prima delle riprese, fra l'altro, abbiamo anche fatto molte prove, abbiamo lavorato molto da questo punto di vista. E quel che io ho tentato sempre di fare è di mettermi nei panni dell'attrice. Ho sempre pensato come mi sentirei io se fossi al suo posto. E quindi ho tentato di mettermi sempre nei panni del personaggio, sempre con molta concentrazione. Quindi ho tentato di sentire realmente quello che sentiva il personaggio. Una cosa pequeña. Yes, please. Grazie. Sobre Mora, la película se apoya exclusivamente en el trabajo de Mora. Fue un año de casting para encontrar a la actriz.
Cuando la encontramos no tuve duda que era ella. Y el trabajo que Mora hace es increíble, espectacular, hermoso, sutil. Ella es el alma de la película y rápidamente entendió cuál era el tono que yo quería para contar esa película. Lo fuimos trabajando juntos en los ensayos previos, pero luego hay algo que tiene ella que es mágico y que hizo que la película funcione. Toda la película está apoyada en el trabajo de Mora y ella es realmente el alma de la película. C'è una cosa che vorrei aggiungere, il film si basa solo ed esclusivamente sul lavoro di Mora. Mi ci è voluto un anno per trovare l'attrice, ma quando l'ho vista, quando sono entrato in contatto con lei, ho capito immediatamente, immediatamente di aver trovato l'attrice giusta, quindi lei è la vera e propria anima del film. E lei ha capito immediatamente il tono ed è entrata immediatamente nel mood del film e ha capito perfettamente il personaggio, come lavorare. Inizialmente abbiamo sicuramente lavorato assieme, però poi lei ha contribuito moltissimo e ha come qualcosa di magico che ha fatto sì che poi il film avesse un ottimo risultato, quindi un enorme lavoro di Mora, ma con questa magia che ha fatto sì che venisse fuori un capolavoro. Bene, purtroppo dobbiamo finirla qui, però ringrazio tantissimo il regista Paolo Giorgelli, l'attrice Mora Arenijas, l'alma della pellicola. E questa è Fred Film Radio, The Festival Insider. Muchas gracias. Bueno.